luglio del 1979, tutti i padri dei vincitori di premi Nobel vennero riuniti dalle unità militari dell'esercito delle Nazioni Unite, ok? E costretti, fucili spianati, a donare campioni di seme in piccole buste di plastica, che adesso sono immagazzinate sotto la pista di pattinaggio del Rockefeller Center. Non mi vorrei trovare lì per il disgelo. Ah, dico, ma sai che schifo? Lo sai cosa ci mettono nell'acqua, vero? Il fluoro. Ah sì, sì, il fluoro. Col pretesto che ti rinforza i denti. Che ridicolo. Lo sai cosa ti fa quella robaccia? Ti indebolisce la volontà. Ti annulla la capacità di pensare in modo libero e creativo. E ti fa diventare schiavo del potere. Sei mai fermato a riflettere su quei gruppuscoli paramilitari orientati politicamente a destra? Dicono che difendono il paese dalle truppe delle Nazioni Unite. Quelli strillano così forte che la mia ipotesi è, e questo sì che è un complotto, amico, che sono loro le truppe dell'ONU, sono già dislocate, l'infrastruttura è pronta, si tratta di un fatto compiuto, prenderanno il potere e saremo freddi. E Oswald? Già, Oswald, insomma, lui disse, io sono un capro espiatorio, vale a dire che non era stato lui, giusto? E glielo detta di quel miliardario Armand Hammer? Lui va dal dottore e il dottore gli dice, ti restano solo 3 minuti di vita, e lui dice, oh mio Dio, che notizia terribile, c'è niente che può fare per me, dottore, 3 minuti. E il dottore dice, beh, Armand, ti posso fare un uovo alla coque, eh? Divertente. Vabbè, ha mai visto quella pubblicità che dice, bevete latte? Mi apra, avanti! Mi apra! Apra la portiera! Che figlio di puttana! Mangiate carne! No, dico, è come se ti dicessero fuma le sigarette o guida la macchina. Insomma, è piuttosto vago. È come se un tizio mi guarda e mi fa, tu credi di vivere in un paese libero? Credi che questa sia la democrazia? Col cavolo! Siete in rete! Bollettini pubblici pagati in proprio! Ah! Credono che siamo cretini! No, dico, George Bush sapeva quello che diceva quando disse un nuovo ordine mondiale. Si ricorda quelle 3 parolette, nuovo ordine mondiale? Beh, lui era un massone, un 33, come ex capo della CIA, sapeva che quelle parole avrebbero mandato in fermento i cospiratologhi in tutto il mondo. E così, così minarono la propria credibilità. A new world order. Non mi fraintenda, sorella. Io sono sicuro che lei è una persona ben pensante, ma sa, qualcuno deve mettere fine allo strapotere del Vaticano. È un chip per l'identificazione, così si può rintracciare un animale dovunque si trova. Lo inserisci sotto la pelle di un cane, è come una carta d'identità. Non dico, da qui il passo è breve quando cominceranno a metterla addosso a noi e ai nostri figli. E poi, prima che ce ne accorgiamo, quelli arrivano con un pretesto e fanno fare ai nostri figli. Oh sì, quello è uno dei nuovi $100, dove hanno cambiato il ritratto di Beniamino Franklin. Lo guardi? Sembra il figlioletto di Fred Mertz e Rosie O'Donnell della serie Io e Lucy. Lo guardi? Lo guardi? Se ne liberi prima che può, signora, lo guardi bene alla luce. La vede quella striscia di metallo? È un sistema per rintracciarlo. Se ce n'è degli altri a casa come quello, se ne sbarazzi, ci compri qualcosa, quello che vuole, perché loro la seguono. Loro sanno dove vanno a finire tutti quei biglietti da 100. Dove li spendono. E gli elicotteri neri? Mai sentito parlare degli elicotteri neri? Sono dappertutto. Loro volano con un sistema di silenziatore. E uno se ne accorge solo quando se ne va. Capito? Il nemico più grande si nasconde nell'ultimo posto dove guardi. L'unico modo per diventare più furbi è giocare con un avversario più furbo. Perché trascinano la situazione? Potrebbero sbarazzarsi di me in un colpo solo. Vogliono che soffra. Questi bastardi me la stanno facendo pagare per il mio stesso dolore. E questo è il concetto più radicale che abbia mai sentito. E una parte di me muore ogni volta che ci penso. Mi sono detto che se questa è la mia ultima ripresa dovranno distruggermi pezzo per pezzo. Ma questo non lo sopporto. Hanno trovato una debolezza. Hanno fatto centro con la benda sugli occhi. E io sono con un piede nella fossa e 2 mani sulla bara. Sono fritto. Ben cotto. Infilzatemi con una forchetta e guardate se sanguino. Sono bloccato in un limbo. Tra l'inferno e la desolazione. Non riesco ad uscirne. E adesso vorrei solo
avere un po' di pace. L'arte è darvi i pezzetti del mosaico e farvi credere che siete voi a prenderli perché siete furbi e io stupido. In ogni partita e in ogni truffa c'è un avversario e c'è una vittima. Più la vittima pensa di avere il controllo, meno ne ha nella realtà. Si stringe il cappio alla gola. E io mi limito ad aiutarla a farlo. L'unico modo per diventare più furbi è giocare contro un avversario ancora più furbo. Più sofisticato è il gioco, più sofisticato è l'avversario. Se l'avversario è molto bravo, riuscirà a mettere la vittima in un ambiente che può controllare. Più grande è l'ambiente, più facile è il controllo. Getta un osso al cane, trova la sua debolezza e dagli solo un pezzetto di quello che pensa di volere. Così l'avversario distrae piano piano la vittima, facendo sì che si consumi lentamente. Scacco. Mi viene in mente la parola serpente. E il fatto è che si diventa più furbi solo facendo i serpenti. Più grande il trucco, più vecchio il trucco e più facile usarlo. Basandosi su due principi, pensano che non possa essere così vecchio e così grande da farci cascare dentro tante persone. Alla fine, quando l'avversario viene sfidato e interrogato, significa che è messo in dubbio l'investimento della vittima e quindi la sua intelligenza. Nessuno può accettarlo, nemmeno da se stesso. Scacco matto. Troverai sempre un valido avversario proprio nell'ultimo posto dove guardi. Sente quella voce da così tanto tempo che ormai crede sia la sua. Crede che sia il suo migliore amico. Devono credere che l'avversario sia il migliore amico. Dove deve nascondersi un avversario? Nell'ultimo posto dove guarderesti. Lui è qui dentro. E finge di essere lei. Lei fa parte di un gioco, fa parte del gioco. Tutti sono nel suo gioco. E nessuno lo sa. E tutto questo... tutto questo è il suo mondo. Gli appartiene. Lo controlla. Basta con queste stronzate, mi confondono. Digli che ne hai abbastanza. Lui le dice cosa fare. Adesso basta. E quando farlo? Diglielo. C'è lui dietro tutto il dolore che c'è stato. Dietro ogni crimine che è stato commesso. E adesso le sta dicendo che non esiste nemmeno. L'abbiamo messa in guerra contro l'unico nemico che sia mai esistito. E lei pensa che sia il suo migliore amico. E proteggeranno il loro migliore amico. In ogni modo possibile. Ma con che cosa? Qual è il posto migliore per nascondersi per un avversario? L'ultimo posto dove guarderebbe. Lui si nasconde dietro il suo dolore. Lo sta proteggendo con il suo dolore. Abbracci quel dolore e vincerà questa partita. E io so? Se cambi le regole su ciò che ti controlla, cambierà le regole su ciò che può controllare. Si sente pronto ad un'azione radicale? Più potere pensa di avere nel mondo di Gold, meno potere ha nel mondo reale. Lei è ancora in prigione. Di fatto, non ne è mai uscito. Volevi delle risposte e ti hanno dato degli indovinelli. Conosci le regole, più ascolti e più è dolce il tono. Lui conosce tutti i trucchi.
e tutte le risposte giuste. Non lasciare che ti facciano questo. Non lasciare che ti mettano contro te stesso. Sa cosa ha di elegante questo gioco? Nessuno sa dov'è il nemico. Non sanno nemmeno che esiste. Si annida dentro tutte le loro teste e si fidano di lui, pensando di essere lui. Se prova a distruggere lui per salvare loro, loro distruggeranno lei per salvare lui. Ah, è bellissimo, amico. Bisogna ammirare anche l'eleganza dell'avversario. Scacco. Lei è molto brava a questo gioco. Lo so perché anch'io sono brava a giocare. Una guerra non si può evitare. Può solo essere rimandata a vantaggio del tuo nemico. Scacco. 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 Scacco matto. Non riesce a vedere quello che ha di fronte. Oh, sei ancora lì. Perché ti sento morire. Ti sento attingere a me. Per avere un po' di nutrimento. Adesso chi è che si aggrappa per una dose? Pensi che qui dentro sia un po' troppo stretto, vero? Beh, non sbagli. Perché le pareti si stanno avvicinando. Non c'è cibo. Non c'è sole. I miei occhi sono aperti, i ristoranti chiusi. Sussulta, scivola. Trova qualcun altro che ti riempia la pipa. Qualcuno che non ti vedrà arrivare. O che non saprà quando sarai lì. L'inganno più grande che io abbia mai fatto è stato di farti credere di essere te.